Il calendario del Natale 2020 di Ciao Como è dedicato ai nonni, come già sapete, i nonni della città e della provincia di Como. Ogni giorno fino al 25 dicembre saranno loro con i ricordi dei Natali da bambini, ma anche da genitori e infine da nonni, i nostri testimoni di storia e di storie. Ci accompagneranno in questo mese di feste e manderanno dolci doni a chi se lo merita. Insomma, la protagonista di quest'oggi Maria Grazia, buongiorno Maria Grazia. Buongiorno a tutti. E Nonna, sì, perché non ha figli, ma ha diversi nipoti, giusto? caspita, ho 9 nipoti, 5 pronipoti e siamo comunque una famiglia numerosa. Una famiglia numerosa, che immagino di sì. Lei è giovane, lei ha solo 76 anni, è una ragazzina. Come no? Mi ha detto che il maglioncino l'ha scelto apposta per l'intervista, è vero? Sì. Ne siamo onorati, E ma perché è un colore un po' vivace, oddio, avrei preferito il rosso, perché io amo molto il rosso, però non ho trovato un rosso idoneo per questa occasione. va benissimo così e immagino anche che la cordicella degli occhiali l'ha presa apposta per noi, No, giusto? questo è un regalo, guardi, è un Aspetta. carissimo regalo di una mia amica, volontaria dell'Auser, che fa tutti questi lavoretti. Oh, E che che ora bravo. purtroppo non lo può più fare, sì, e che li vendeva, no, non li vendeva, tra virgolette, con una piccola offerta, erano dei piccoli contributi, comunque sempre utili, soprattutto per questa mia amica che si chiama Donatella, e questi contributi servono tuttora, anche se i servizi sono diminuiti, i servizi del filo d'argento dell'Ause servono per dare ai volontari per comprare la benzina. Oh, Perché che bello. purtroppo non Onore a hanno. voi. Complimenti davvero per questo gesto, per quello Ma che fate, perché lei, diciamo, lei è una volontaria, giusto? dell'Università Popolare dell'Auser di Como, sì. Ok, diciamolo anche, facciamo un appello anche volendo, dicendo alle persone, chi volesse, ecco, contribuire in qualche modo, magari diventando volontario, fa solo che bene Fa all'università, solo giusto? che bene, sono più che ben accetti dovunque i volontari. Guardi, la nostra associazione ha sparso, diciamo, sul territorio comasco 15 ala, si chiamano ala, sono associazioni locali. Per esempio, le dico, c'è a Cantù, c'è a Lomazzo, c'è l'associazione del Basso Lario, c'è il Filo d'Argento. C'è Tremezzo, c'è Dongo, Ecco, c'è via sul spazio, venite, lago, venite. e tutte queste associazioni svolgono diverse attività. La principale per cui proprio è nata l'Auser è il filo d'argento, vale a dire un servizio alla persona che noi svolgiamo in un modo gratuito. C'è un numero verde da chiamare. Ed è, non è a pagamento, anche alla risposta non c'è nulla da pagare. E questo numero verde, chiamando questo numero verde, la persona chiede le proprie necessità, la persona che risponde, l'amico, il collega che risponde, si fa carico del suo bisogno. In genere consiste nell'accompagnare le persone a fare delle visite mediche, ad andare all'ospedale, oppure fare la spesa, oppure Semplicemente compagnia. non è del tutto raro accompagnare la persona, la signora che ha bisogno di andare dal parrucchiere, che è da sola, oppure che i figli che lavorano e non possono. Oppure non lo so, purtroppo tante donne vogliono andare al cimitero per una visita ai propri Sì. parenti. Cioè è molto vario mi Beh, certo. considero dei nostri anch'io, anche se io personalmente non svolgo queste attività, però abbiamo tantissimi volontari sul territorio che fanno questo. E la sua Siamo mansione qual è, molto signora? scappati. In questo periodo, perché purtroppo con questo brutto virus
non è stato possibile svolgere dovunque in modo adeguato queste attività, soprattutto per le persone over 65. Però in compenso stiamo cercando, ecco l'appello importante, ai giovani. Lo faccia un appello. Lo fanno e qualche volta riusciamo a trovare dei ragazzi e delle ragazze volonterose. A volte si pensa che questi giovani siano tutti un po' disinteressati al sociale, mentre in realtà constatiamo che non solo per la nostra associazione, anche per altre che si conoscono di vario tipo, è bello sentire e vedere questi ragazzi e queste ragazze che aiutano il prossimo in modi diversi, secondo le proprie possibilità e proprio tempo, soprattutto perché tantissimi sono studenti, questo fa veramente piacere. Devo benissimo, dire. Sicuramente dopo questo appello ne arriveranno altri, ne sono convinto, perché è un messaggio importante, il volontariato fa del bene a tante persone, poi appunto, come ha detto lei, alle persone anziane, che la maggior parte delle volte hanno bisogno anche delle cose più semplici, ecco. Veramente, veramente. Sì. Anche semplicemente la compagnia, un po' di la compagnia. Compagnia. Vabbè, poi, ecco, bravo, guardi, mi stavo dimenticando, facciamo anche un servizio della compagnia a casa. Le persone che ci chiamano solo per raccontarci il fatto, Dio, oggi sa che cos'è cucinato, ma lei come lo fa quel risotto e cose del genere? E abbiamo per esempio nella nostra associazione di Ogiate Comasco e Alomazzo, siamo noi che chiamiamo, cioè siamo noi, uso sempre il plurale in questo giusto. Cioè sono i nostri volontari che chiamano le persone a casa che sono state selezionate secondo certi criteri e così soprattutto in questo periodo, questo bruttissimo, ripeto, momento che stiamo vivendo. Del lockdown, tanta solitudine sicuramente è arrivata alle case delle signore. Certo. Ma sicuramente. Un applauso a voi, complimenti, bravi, bravi, ve lo faccio io, lo stanno facendo anche tante persone. Bravi a Lauser, certo. Lauser che appunto collabora con noi, così come Auto Vittani, che è il nostro sponsor, e la pasticceria Fuin, che ha realizzato la dolce coccola, che dopo lei ovviamente ci darà un nome a cui appunto noi regaleremo questa dolce coccola. Allora, una domanda, cara nonna Maria Grazia, posso chiamarla nonna Maria Grazia? Sì? Ecco. Nonna, sì. Zia Pro. Non manca niente. Una domanda, ma il suo Natale da bambina come se Allora, lo ricorda? dunque, i miei Natali non erano particolarmente, voglio dire, speciali. Ecco, ricordo però che si andava a messa da mezzanotte, Sì? quando si tornava, la mamma aveva già preparato la trippa per tutti, e intanto che mangiavo la trippa, mi infilavo i piedi nella stufa per scaldarmi. Allora avevamo la stufa a legna ed era una cosa non bella da fare, però insomma io non resistevo i piedi nella stufa, nel forno li infilavo comunque per scaldarmi. Quindi bruciava i calzini. Come? Bruciava sempre i calzini. E beh, stavo fumava la calza, al momento che li toglievo. Però intanto c'erano i miei fratelli. Vengo da una famiglia numerosa. Prima di me ci sono tre maschi, dopo di me due maschi e poi un'altra femmina. Sette in famiglia eravamo, Che purtroppo bello. in sei. E c'era i miei fratelli che affettavano ragazzini, mettevano la buccia. Ma cosa che presumo abbiano fatto più o meno tutti in quel periodo, ecco, perché parlando un po' anche in paesi, le cose che si Erano più o meno le facevano stesse perché non c'era somigliavano moltissimo. tutti. Ricordo però un altro particolare, che mio fratello maggiore, uno dei miei due fratelli gemelli, andava
in negozio, in gastronomia, da un altro mio fratello, e portava là un bel pentolone di trippa, perché loro lavoravano ancora, preparavano i piatti da vendere, piatti pronti poi da vendere il giorno dopo, e intanto si scaldavano un po' mangiando un bel piattone di trippa. Trippa, ah, che meraviglia, ci vorrebbe anche adesso. Ma la facciamo sempre ancora adesso. Ah, la fate ancora adesso, quindi la trippa sì. È rimasta come tradizione. Sì. E lei poi ha anche scoperto in maniera molto particolare che cosa? Ah sì, che Gesù Bambino non è Gesù Bambino. Quando cioè... Mangio. Che non è Gesù Bambino che ci porta i doni, che ci portava i doni. Porta i doni allora? Ma chi ce li porta questi doni? Ma chi ce li porta questi doni? È quello che io ho chiesto ai miei genitori. Dunque, il mio ricordo vivo è veramente presente ancora ora, è questo. Probabilmente, non mi ricordo bene se frequentavo la quarta o la quinta elementare. Io andavo a scuola in una zona che allora si chiamava Russia ed è in via San Bernardino da Siena sotto la parrocchia di Sant'Antonio di Padova, tanto per dare un minimo di descrizione. Sì, sì. Ai tempi quella era una zona frequentata da persone a dir particolare, a dire troppo poco. In classe eravamo due femmine e tutti maschi. I maschi erano tutti della zona, cioè della cosiddetta Russia, che normalmente venivano in classe con un coltellino in tasca, se non uno o due. Era una cosa quasi normale allora, in quella zona, a quei tempi. Una zona non bellissima. Si arriva a dicembre e si comincia a parlare di Natale, dei doni. Gesù Bambino ci porta i doni, e anche a casa, con i fratelli, con i vicini, con i ragazzi del cortile si parlava di questo. E però io dico, un giorno dico a mia mamma, ma con i genitori a casa si parlava il dialetto allora. Sì. Ma mamma, come fa il bambino a venire tutti gli anni a portare i doni? Come fa a essere sempre piccolini? Ma anche venne al compisso una strana, come fa a restare sempre piccolino? La mia mamma ha risolto la questione dicendo, è un miracolo. Ci ho creduto un po' poco, però la cosa è morta lì e abbiamo fatto tutto di niente. E intanto a scuola, ripeto, questi erano i discorsi dei giorni precedenti le vacanze di Natale. Sì. E un giorno stavo giusto parlando con la mia compagna di classe, cosa ti porta Gesù Bambino? Si avvicina a un certo Giuseppe, che era un po' il capetto di questi bambini un po', ecco, sì, un po' difficili, ecco, diciamo un po' difficili, e si mette a ridere e vieni che te lo dico, vieni che te lo dico io, chi è Gesù Bambino, io scappo. Loro mi rincorrono e mi gridano la verità. E io vado a casa piangendo. Beh, certo, certo. Vado a casa piangendo, entro in casa cavolata nera, dico a mia mamma quello che ho appena scoperto, non aspetto neanche la sua risposta, vado direttamente nella stalla del zio Claudio e gli dico: per quest'anno il tuo asnin tegna il pur, fortuna al mingalà Natale. E adesso le devo raccontare però il retroscena. Sì. In paese l'asnin che si chiamava Piero, l'asinello di questo zio che non era un zio ma un vicino di casa per cui erano tutti zii, portava in un sacco il regalo noi bambini, e noi l'asinello lo vedevamo la mattina a Natale perché lo zio ce lo portava là, ma non solo noi, anche gli altri bambini del cortile, no? E carico con questi sacchi dove c'erano quei po' di regali che naturalmente non sono i regali che ricevono i bambini il giorno d'oggi, né che hanno ricevuto i miei nipoti, né che ricevono tuttora i pronipoti. Regali come?
regali un po' più poveri, non c'era quello regali che c'era. Regali poverissimi, cioè regali l'essenziale, ecco. Certo. E così lui si arrabbia, mi segue, allora con più calma gli spiego la cosa. E naturalmente lui poverino è rimasto male, perché probabilmente anche a lui faceva piacere la mattina di Natale fare il giro del cortile con il suo asinello e portare doni ai bambini. Ecco. Era un momento magico. Era un momento magico, e purtroppo da quella volta Piero è rimasto nella stalla tutto il giorno di Natale. Bellissima notizia. Mi spiace. E questa è una delusione, fu per colpa la di più quei gruppetti, grande ragazzi, delusione della vita. Ma le rincontrati poi quel gruppetto di ragazzi? Sì, no. Ma quelli della scuola? Sì. Sì, beh, sì. E perché poi l'anno scolastico lo può fare o frequentare con loro, eh. E poi naturalmente ma nel nostro cuore ancora loro. Oggi ancora oggi Gesù Bambino ci porta i regali, rimarrà sempre così, per sempre così. Che bello. Allora, grazie nonna Maria Grazia, il nome della persona a cui noi dobbiamo regalare la dolce coccola offerta dalla pasticceria Anfuin. I nostri nonni ci hanno sempre coccolato. Ora tocca a noi coccolare loro. Guardi, io ho un fratello purtroppo ricoverato a Rebbio alla Cadindustria. Lui è diabetico, i dolci non se li può mangiare, per fortuna. Okay. E quindi questo dolce lo offrirei alle persone che assistono lì nel reparto. Non sarà comunque dolce che arriverà a queste signore bravissime. Comunque bravissima. Questo è già un significato. Bravissima, un bel gesto e una bella chiacchierata. Grazie a nonna Maria Grazia. Grazie a voi. Buongiorno a tutti. Più che il presidente, io mi sento la nonna del gruppo Autoitani. Approfitto di questa occasione per fare i migliori auguri a tutti voi. Un pensiero speciale va ai nonni che, come me, momenti difficili ne abbiamo passati. Abbiamo fatto tanta strada e tanti chilometri. Io di chilometri me ne intendo, ma non ci siamo mai fermati. Non ci fermeremo neanche questa volta. Ringrazio e auguro buon Natale a tutti. Mi raccomando, la mascherina